Storie da Trempton presenta Cronache da questa realtà, un podcast di Gilberto Landolina di Vigilifi, realizzazione a cura degli studi E.ON. L'attore, la vicenda di Jean-Claude Mann. Noi tutti indossiamo delle maschere e Pirandello ha avuto moltissimo da scrivere su ciò. C'è chi lo fa con stile, chi goffamente e chi riesce nella sottile arte di fare un mestiere del portare un travestimento. Basti pensare agli attori di professione o ai ruffiani per interesse. Eppure tutti loro hanno una cosa in comune. Dopo lo spettacolo tolgono la maschera. Già, sarebbe assurdo tenere indosso un viso che non è il proprio una volta finita la commedia. Immaginatevi se Ian McKellen, il più grande attore shakespeariano in vita, andasse in giro per Londra con un teschio in mano a chiedersi se sia meglio essere o non essere. Alla fine dello spettacolo si svestono i costumi di scena. Si toglie il trucco e si torna a casa. Con le pantofole indosso, in attesa che si riempia la vasca da bagno, possiamo essere finalmente noi stessi. Eppure, pensiamoci bene. Esistono ruoli da recitare che sono di gran lunga più confortevoli rispetto alle nostre vite. Immaginiamo di interpretare un imperatore ricco e potente. O un mago, padrone delle arti mistiche. Nella vita di tutti i giorni, senza una maschera addosso, siamo fragili, siamo umani. Ma basta sgusciare dentro il vestito di un personaggio per sentire il suo potere scorrerci nelle vene. Peccato che lo spettacolo debba finire, presto o tardi, perché una cosa è certa. Nessun attore è mai riuscito a reggere la recita per una vita intera. Anzi, no, uno ci è riuscito, ma non è finita bene. Oddio, fosse stato per lui si sarebbe portato la maschera nella tomba. Infatti la indossava ancora quando i vigili del fuoco gli salvarono la vita. Ma lo spettacolo era ormai finito e per Jean-Claude Roman fu finalmente tempo di togliere gli abiti di scena. Sotto di essi, però, del vero io dell'uomo non era rimasto quasi nulla. Da troppi anni persona e personaggio si erano fusi insieme, assottigliando il confine tra loro. Oggi vi racconterò la storia dell'uomo che ricamò la sua vita sulla menzogna, finendo col tramutarsi in un mostro. Nato nel 1954 in un piccolo comune del dipartimento di Jura, in Francia, Jean-Claude Roman passò gran parte della sua infanzia tra i boschi e le valli di quel territorio immerso nel verde. Quella per gli ampi spazi di natura incontaminata era una passione di famiglia, tanto che suo padre e suo nonno erano stati guardie forestali, mestiere che anche Jean-Claude sperava di fare un giorno. La sua infanzia scorse felice, seppur velata dal continuo malessere della madre. La donna, infatti, aveva subito due aborti spontanei e anche la stessa gravidanza che aveva portato alla luce Jean-Claude era stata a rischio. I lunghi periodi passati in ospedale e le relative ed estenuanti cure fecero cadere la donna in un pesante stato di depressione, il quale finì per inquinare l'atmosfera familiare. In casa non si parlava mai apertamente della malattia di sua madre, cosa che portò Jean-Claude a credere, forse soltanto a livello inconscio,
perché era normale tenersi i propri malesseri ben serrati dentro il petto. Il pesante clima familiare, almeno, non influenzò per nulla il rendimento scolastico del ragazzo. Aveva buoni voti, imparava bene e era certo che sarebbe presto riuscito a diventare una guardia forestale. Però, come spesso accade crescendo, i nuovi sogni prendono il posto dei vecchi e, in un turbine di confusione, la strada che sembrava già tracciata cambia, si evolve. Adesso Jean-Claude è un adolescente e va al liceo. L'istituto scolastico dove è iscritto viene frequentato anche da Florent, una ragazza che lui conosce già perché è una sua lontana cugina. Ma no, c'è dell'altro. Non è che lui la conosce e basta. Semmai è innamorato di lei, da sempre, quasi come fosse un'ossessione. Tanto che aveva giurato a se stesso che, quando sarebbe stato il momento, l'avrebbe sposata. Il padre di lei, informato di questa cotta adolescenziale, ne rimane entusiasta. Jean-Claude è un ragazzo serio, studioso, educato. Ma sì, gli piacerebbe averlo come genero. Peccato che... Beh, Florent non è minimamente attratta da Jean-Claude. La ragazza non avrebbe voluto respingerlo. Non le era antipatico, ma si era resa conto di quanto fossero diversi. Lei era un tipo solare, dinamico, piena di amici e interessi, mentre il ragazzo appariva sempre taciturno e impacciato. Jean-Claude, inoltre, ha preso l'abitudine di seguire Florent un po' ovunque e la cosa mette a disagio la ragazza, la quale decide infine di provare a imbastire almeno un'amicizia con il lontano cugino, così da portarlo a conoscere nuovi amici, nuovi interessi. Purtroppo queste conoscenze si riveleranno ben presto nefaste per il ragazzo. Jean-Claude si trovava a disagio con gli amici di Florent, poiché questi gli rimanevano indifferenti, come se lui fosse stato trasparente. Ma non si trattava di antipatia, no, c'era dell'altro. Jean-Claude era figlio di una guardia forestale, mentre loro, beh, loro erano figli di avvocati, medici, ingegneri, rampolli delle famiglie che contano. Quando si nasce convinti che il proprio sudore sia ambrosia, si fa fatica a respirare l'effluvio di quello degli altri. Ma Jean-Claude ci tiene davvero a frequentare Florent. Lei non è un capriccio e se per farlo deve essere costretto a cambiare pelle, allora sia. Suo padre era un umile guardia forestale? Questo era innegabile, a differenza di tante altre cose, quelle che era possibile inventare. Così, innocentemente, il ragazzo cominciò ad indossare piccole maschere pur di attirare l'attenzione su di sé. Dapprima inventò alcuni conoscenti famosi, gente con il cognome pesante. Poi prese a narrare di come una ragazza avesse tentato il suicidio dopo un suo rifiuto. Piccole fandonie da ragazzini, se soltanto non avessero finito con l'entrargli in circolo nel sangue. Gli piaceva avere l'attenzione puntata su di lui, era inebriante. Si stava inventando un ruolo da attore, ma non si sarebbe fermato ad essere una comparsa. Lui voleva fare il protagonista. Una sera, dando forma alla maschera che un giorno avrebbe sostituito la sua faccia, Jean-Claude finge addirittura di aver subito una rapina. Le attenzioni, allora, divennero tutte per lui. Recitare gli veniva naturale, lo appagava.
La gente si accorgeva di lui quando lo faceva, e questo era gratificante. Nel 1971, dopo aver conseguito il diploma, il giovane uomo si iscrive ad un corso preparatorio per poter accedere al concorso da guardia forestale. Il suo sogno era adesso più vicino che mai, sempre a patto che i suoi obiettivi non fossero mutati. Se c'era una cosa che aveva appreso dai difficili anni del liceo, era che la gente, quella che conta, si fa beffe di una guardia forestale. Gli amici di Florian quasi ridevano di lui e delle sue misere ambizioni. Tra loro c'era chi sarebbe diventato un ricco e spregiudicato avvocato, chi avrebbe progettato il domani facendo ingegneria e chi avrebbe salvato vite divenendo un dottore. E lui, invece, avrebbe vagato per i boschi, preoccupandosi di arrivare a fine mese con il suo stipendio mediocre, da persona mediocre. Allora i suoi orizzonti cambiarono. Forse doveva mirare più in alto. E poi adesso Florian si era trasferita a Lione per studiare, lontana da lui. Sì, tra loro non c'era nulla, ma perseverando... Chissà, chi poteva dirlo? Fu così che il ragazzo presentò il suo nuovo piano ai genitori. Si sarebbe iscritto a medicina a Lione. Loro rimasero un po' confusi da quella novità, ma erano felici della prospettiva. Però se si doveva fare, tanto valeva farlo per bene. Studiare medicina era un impegno serio, e per poterlo svolgere con attenzione bisognava che il loro figlio non venisse distratto da pensieri e lavoretti vari per mantenersi agli studi. Così gli compravano un piccolo appartamento a Lione e misero a disposizione una somma mensile sulla quale fare affidamento per poter vivere. Gli sforzi dei suoi genitori vennero ben ripagati dal ragazzo che, impegnandosi negli studi, riuscì a superare egregiamente i primi 2 anni di università con il massimo dei voti. E poi, verso la fine del secondo anno, il suo sogno più grande aveva finito con l'avverarsi. La tenacia e l'insistenza avevano dato buoni frutti, e adesso Florian era finalmente la sua ragazza. Tutto andava per il meglio: studio, amore, umore. Però la vita non aveva finito di giocare la sua mano di carte. Così, dopo soli pochi mesi di relazione, sul finire del secondo anno di università, Florian decide di lasciarlo. La storia tra di loro funzionava, ma lei voleva concentrarsi sugli studi. Non si sentiva pronta per un rapporto serio. Le solite scuse, insomma. Quindi Jean-Claude l'ha persa, ha perso la donna che ama, ha perso tempo, ha perso di vista l'obiettivo a cui mirare, ha perso la voglia di andare avanti. Adesso presentarsi all'esame per l'accesso al terzo anno di medicina aveva poco significato. Lo avrebbe certamente superato, aveva studiato ed era pronto, ma perché farlo? La mattina dell'esame, quando a Jean-Claude parve palese che si era fatto troppo tardi per rispondere al suo appello, allora si alzò dal letto. Non si era presentato in aula, eppure era ancora in tempo per rimediare. A uno studente modello come lui sarebbe bastato fare qualche telefonata, inventarsi una scusa. Il rettore non gli avrebbe negato una nuova data per l'esame, e se proprio questo non fosse stato possibile, beh, nella peggiore delle ipotesi c'era da ripetere l'anno. Nulla di piacevole, certamente, ma la sua bravura negli studi meritava di certo un'altra occasione. Oppure, se c'era una cosa che Jean-Claude aveva imparato,
era che dove falliva la realtà bastava imbastire un grumo di bugie per riuscire. Esame superato, aveva detto al telefono coi suoi genitori. Sono stato ammesso al terzo anno. Così, senza una vera necessità e senza che ce ne fosse veramente bisogno, Jean-Claude Mann raccolse i pensieri e cominciò a scrivere un copione, quello secondo il quale avrebbe impostato la sua vita da bugiardo. Dall'indomani dell'esame mancato in poi, come se nulla fosse successo, Jean-Claude continua a frequentare le lezioni. Non era più uno studente, eppure faceva lunghe sedute di consultazione in biblioteca, come se davvero stesse portando a termine chissà che ricerca. Addirittura si presentava puntualmente nell'atrio dell'università nei giorni d'esame. L'importante per lui era recitare, fare finta. I pochissimi amici che aveva riuscito a farsi durante gli anni di frequentazione non notarono mai che il nome di Jean-Claude Mann non risultava nelle tabelle affisse in corridoio. In fondo a loro non gliene fregava nulla. Ecco qual era il vantaggio di essere un perfetto signor nessuno. Passarono gli anni e l'attore aveva ormai preso dimestichezza con la sua parte. Jean-Claude aveva anche cominciato, a suo dire, il tirocinio in ospedale. Non era difficile, gli bastava vedere in quale istituto prestavano servizio i suoi colleghi universitari e inventarsi di essere stato mandato in un altro. Facilissimo. La laurea, poi, beh, quella fu la recita meno impegnativa di tutte. Gli bastò telefonare a casa e dire: «Mamma, papà, ce l'ho fatta, mi sono laureato!» Adesso l'attore che interpretava quella vita posticcia poteva finalmente concentrarsi su quello che il suo cuore voleva davvero: riavvicinarsi a Florianna. Sì, ma come fare? Anche se adesso poteva vantarsi con lei di essere diventato un medico, era pressoché convinto che questo non lo avrebbe aiutato. Ma se c'era una cosa che l'attore aveva imparato, era che con la fantasia si possono creare illusioni di ogni sorta. Se era riuscito a laurearsi con le sole parole, cosa sarebbe stato per un commediante come lui inventarsi un cancro? Beh, in fondo, fin dall'adolescenza, lo gasava quando la gente gli donava attenzioni. E poi lui ne sapeva abbastanza di medicina per inventare di essere affetto da un raro tipo di tumore dei linfonodi che, se tenuto costantemente sotto controllo coi farmaci, consentiva all'ammalato di condurre un'esistenza normale. Dopo aver cucito quest'ennesimo fronzolo sulla sua maschera, Jean-Claude Mann la mostrò ai suoi amici. La voce della sua malattia si sparse e, incredibilmente, Florianne si intenerì e tornò. Le sue bugie avevano funzionato una volta di più. Tutto filava come da copione. Lei era sua, lui era fresco di laurea e il cancro non lo avrebbe ucciso. Le cose potevano andare di bene in meglio. Sarebbe bastata una bugia in più per sistemare tutto. «Ma sposiamoci, è il momento giusto! Mi hanno dato un posto a Ginevra, lavorerò per l'OMS!» Bugie così grosse da risuonare nel cielo come i tuoni, eppure funzionavano. E come se funzionavano? Era l'inizio del 1980 quando Jean-Claude e Florianne si sposarono. Le fandonie avevano pagato bene.
L'uomo aveva venduto l'appartamento di Lione e, aiutato anche dai suoceri, fece ristrutturare un vecchio casale a Prevessan, un paesino vicino alla frontiera con la Svizzera. Aveva scelto di vivere lì perché quel posto distava soltanto un'ora di automobile da Ginevra. Già, perché non dimentichiamo che per tutti lui lavorava lì. Faceva il ricercatore presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità e, per la precisione, si occupava della sperimentazione di farmaci per il trattamento dell'aterosclerosi. Florence, nel frattempo, si era laureata in farmacia e aveva anche iniziato a lavorare. Smise però poco dopo il matrimonio, quando scoprì di essere incinta. In fondo, lo stipendio di Jean-Claude bastava e come per portare avanti la famiglia. La prima a venire al mondo fu una bimba, Caroline, seguita dopo 2 anni da Antoine, il maschietto. Jean-Claude si trovò quindi ulteriormente nella condizione di dover mantenere la sua famiglia con un tenore di vita adeguato alla professione che diceva di svolgere, e per farlo chiese aiuto a una sua vecchia amica, la menzogna. La sua fantomatica posizione di ricercatore a Ginevra lo portava a varcare ogni giorno il confine e quindi, approfittandosi della fiducia che amici e familiari riponevano in lui, li convinse ad affidargli ingenti somme di denaro con la promessa di depositarle in una banca svizzera. Ciò avrebbe permesso loro di pagare meno tasse sul reddito e di aumentare il capitale con gli interessi. Ovviamente quel denaro non finiva in banca, ma dritto dritto nelle tasche di Jean-Claude, il quale lo spendeva per mantenere in piedi il suo teatro delle panzane. Molti dei suoi amici, i suoceri, 2 fratelli della moglie e persino i genitori gli affidarono i loro soldi, elargendo spesso anche delle somme extra sotto forma di donazioni per la sua attività di ricerca. Addirittura, una volta, uno zio di Florane, malato terminale, si rivolse a Jean-Claude per poter seguire delle cure sperimentali a cui l'uomo millantava di avere accesso. Beh, i farmaci avevano un costo, circa 10.000 franchi, ma si sa, il denaro perde valore rispetto alla vita. Peccato che, con quella cifra, lo zio ammalato non fece altro che acquistare dei placebo. Come ovvio, morì soltanto pochi mesi dopo, sempre più ammalato e certamente più povero. Ogni giorno, ogni singola mattina della sua maledetta vita, Jean-Claude Roman si alzava, portava i figli a scuola e poi attraversava la frontiera con la Svizzera, trascinandosi appresso denaro, menzogne e il peso di essere un truffatore. Sempre ammesso che una parte di lui si sentisse in colpa per questo. Molto spesso Jean-Claude guidava davvero fino a Ginevra. Poi entrava come visitatore nel palazzo dell'OMS e lì seguiva conferenze o leggeva articoli in biblioteca imparando nozioni, così da poter dare un velo di credibilità alle sue bugie. Alle volte, invece, andava a passeggiare nei boschi. In un modo o nell'altro, quel tempo doveva passare. A fine giornata, Jean-Claude portava a casa libri e opuscoli gratuiti che aveva recuperato all'OMS, dandosi un tono di verità. Per rendere ancor più credibile la menzogna, arrivò persino a spedirsi da solo gli auguri di Natale dei suoi fantomatici colleghi, correlate da affettuosi saluti per i suoi figli. Quello era però l'unico contatto che la famiglia aveva con l'OMS, perché l'uomo era stato chiaro: mai chiamarlo al lavoro. Non era il caso di interrompere le sue importanti ricerche,
Se proprio dovevano parlare con lui, c'era sempre il cercapersone, ma non di più. Floran gli chiedeva spesso degli altri colleghi, ma l'uomo glissava. Aveva più volte detto che per lui era importante tenere la famiglia separata dal lavoro, motivo per il quale non si faceva mai accompagnare dalla moglie e dai figli ai fantomatici ricevimenti a cui partecipava. In realtà, quando ciò accadeva, Jean-Claude andava semplicemente a dormire in hotel. Era la stessa tattica che usava anche quando doveva fingere di recarsi all'estero per degli immaginari corsi di aggiornamento. Si faceva accompagnare in aeroporto e poi affittava una camera in qualche albergo lì vicino. Qui rimaneva chiuso per qualche giorno, studiando guide turistiche e opuscoli di viaggio sulla città che avrebbe detto di aver visitato, per poi tornare a casa con dei regali per la famiglia, acquistati in aeroporto. Ridendo in faccia al modo di dire che vorrebbe le bugie con le gambe corte, Jean-Claude Roman riuscì a diventare una personalità a Prevesan. Tutti i concittadini ammiravano quel brillante medico dell'OMS e la sua splendida famiglia. Una persona così affidabile è sempre disponibile a portare i loro soldi in Svizzera per depositarli. Il nostro eccellente attore riuscì a portare avanti il suo inganno senza essere scoperto per 18 anni. No, non 18 giorni, né tantomeno 18 mesi. 18 anni! Ma quella torre di Babele fatta di bugie era divenuta ormai troppo alta per poter reggere ancora. E le prime crepe si intravidero quando il suocero, Pierre Crollet, chiese a Jean-Claude di prelevare un po' di denaro dal suo conto in Svizzera. Il padre di Florence avrebbe voluto acquistare un'auto nuova, con la quale poi presentarsi al matrimonio del figlio. Non gli serviva poi molto denaro, ma anche se si fosse trattato di pochi spiccioli, erano soldi che il nostro bravo attore non aveva. E qui la storia si fa torbida, poiché il 23 ottobre del 1988 Jean-Claude Roman chiama un'ambulanza dicendo di trovarsi da solo in casa dei suoceri e che Pierre Crollet era caduto dalle scale. L'uomo, entrato in coma, venne trasportato d'urgenza nell'ospedale, dove dopo 10 giorni morirà senza aver mai ripreso conoscenza. Jean-Claude si occupò di organizzare il funerale del suocero e inoltre lanciò anche una raccolta fondi in suo nome. Possiamo tutti immaginare dove finirono quei soldi. La morte del padre di Floran venne considerata un incidente domestico, anche se, con il senno di oggi, si può serenamente pensare a un omicidio, ma andiamo avanti. Jean-Claude, che aveva suonato arpe di angeli e demoni pur di avere Floran al suo fianco, si innamora di un'altra donna. Già, perde del tutto la testa per Chantal Delalanne, una psicologa da poco separata, amica di famiglia, che viveva a Parigi insieme alle sue due figlie. Il nostro attore comincia a corteggiarla, ma Chantal è una donna abituata a un tenore di vita molto alto. Jean-Claude, invece, nella sua realtà di ogni giorno, si limitava nelle spese, amministrando con dovizia i soldi che rubava ad amici e parenti. Per conquistare le attenzioni della nuova fiamma, dovette quindi dar fondo a tutti i suoi risparmi, spendendoli in lunghe vacanze costose, gioielli, ristoranti di lusso e continui viaggi a Parigi per poterla raggiungere. Ad ogni modo, dopo poco, la storia tra di loro finì.
Chantal si era stancata di lui. Un po' come era successo a Florian anni prima, la donna preferiva rompere la relazione con Jean-Claude, mantenendo però un rapporto di amicizia. Inoltre, gli aveva affidato quasi 1 milione di franchi da investire in Svizzera. Siamo così giunti al Natale del 1992, quando, durante le vacanze, Jean-Claude, che nel frattempo aveva quasi del tutto esaurito le sue risorse economiche, riceve una telefonata da Chantal. I giochi, per lui, erano finiti. La donna rivoleva i suoi soldi. Aveva trovato altri modi per investirli. Jean-Claude crolla nel baratro della disperazione. Stavolta non basterà inventare una bugia. Dopo pochi giorni riceve un'altra telefonata. Stavolta è sua madre. La donna è molto preoccupata. La banca le ha scritto per avvisarla di uno sconfinamento del conto corrente di oltre 40.000 franchi. Jean-Claude inventa scuse. Perde tempo. Suda freddo. In quegli stessi giorni, Florence, che aveva cominciato a notare incongruenze nei racconti del marito, inizia a porgli delle domande molto precise circa il suo lavoro all'OMS. Jean-Claude si sente braccato. Si rende conto che il suo castello di carte false ha cominciato a vacillare. Da quella situazione non si poteva scappare con una bugia. Era giunto per lui il momento di togliersi dall'equazione. La morte è tristemente una soluzione a molti problemi e certamente avrebbe risolto anche i suoi. Poi, però, il nostro attore si ritrova a pensare che, se avesse trovato il coraggio per suicidarsi, insieme a lui sarebbe morta anche la sua più grande creatura, il personaggio che aveva inventato. Se Jean-Claude si fosse tolto la vita, il mondo avrebbe presto scoperto che era un bugiardo, un delinquente di bassa lega, un truffatore, un nessuno. E quello no, non poteva davvero accettarlo. Allora, che fare? Scelse un'altra strada, orripilante, ma pur sempre figlia di quel malvagio cumulo di bugie dentro il quale si era trincerato da tutta la vita. 1993. Nelle prime ore della mattina del 9 gennaio, Jean-Claude Mann si alza dal letto, si procura un martello e torna da sua moglie Florianne, che dorme ancora. Poi prende a colpirla alla testa con un ritmo sordo, quasi meccanico. La donna non si sveglierà mai più. Dopo aver sfracellato la testa di Florian, Jean-Claude le si covica accanto e si riaddormenta. Al mattino, quando si sveglia, l'assassino pensa che è il momento di portarsi avanti con il piano. Nella stanza accanto ci sono i figli che dormono, è domenica e non devono andare a scuola. Meglio, così ha più tempo per recitare il nuovo copione che ha messo a punto. Fa alzare i piccoli e dice loro di non far rumore perché la mamma dorme ancora e poi, dopo aver preparato colazione, li mette davanti alla TV a guardare i cartoni animati. A un certo punto, però, si avvicina a Caroline. Le tasta la fronte e le dice che vorrebbe prenderle la temperatura poiché teme che possa avere la febbre. Così la accompagna in camera, la fa adagiare sul lettino e, coprendole la testa con un cuscino, le spara con il fucile silenziato che suo padre gli aveva regalato anni prima, quando la sua massima aspirazione era diventare una guardia forestale e non un assassino. La bimba muore sul colpo.
visto che la sceneggiatura funzionava, tanto valeva ripetere la scena anche con Antoine. Con una scusa simile alla precedente, portò il figlio in camera e gli coprì la testa con un cuscino, appena prima di sparargli alla nuca. Caroline e Antoine, i suoi figli di 7 e 5 anni, non c'erano più. Fine del primo atto. Adesso bisognava cambiare scenografia. Nella tarda mattinata di quello stesso giorno, Jean-Claude raggiunge i suoi genitori nel paese d'origine. Pranza con loro e, dopo il pasto, chiede a suo padre di accompagnarlo in un'altra stanza per aiutarlo con una piccola riparazione domestica. Suo padre lo segue, lui inventa una scusa per farlo chinare e, a quel punto, Jean-Claude lo stronca sparandogli alla schiena. Pochi minuti più tardi, l'assassino entra in cucina. Sua madre sta lavando i piatti e nel sentirlo arrivare si volta. Fa in tempo a vederlo prima di sentire la sua vita squarciata da una fucilata in pieno petto. Poco prima di lasciare la casa dei suoi genitori, Jean-Claude spara anche al cane di famiglia. Lo fa perché crede che nell'aldilà l'animale farà felice sua figlia Caroline, che gli era molto affezionata. Fine del secondo atto e inizio del gran finale. Jean-Claude guida fino a Parigi. In città ha un appuntamento con Chantal. Le ha detto che sarebbe andato per restituirle i soldi. Una volta arrivato, Jean-Claude fa salire in auto la donna con la scusa di portarla a cena. L'attore vacilla. Il suo nuovo personaggio gli pesa sulle spalle. Sa che deve farlo, ha deciso, ma con Chantal è tutto diverso. Lei lo guarda e lui è troppo codardo per passare all'azione. Allora fa finta di aver sbagliato strada, accosta in un luogo appartato, scende a rovistare nel bagagliaio, poi... L'uomo dapprima stordisce Chantal con uno spray antiaggressione e poi, malamente, prova a strangolarla con un cordino. Ma le cose non vanno secondo il suo maledetto copione. Chantal non muore. Anzi, adesso riesce persino a parlare e lo implora. Lo prega di non ucciderla, di pensare alle sue bambine che l'aspettano a casa. Poi piange, supplica. Diamine. Questo era improvvisare e Jean-Claude non lo aveva scritto nel copione. La donna doveva soltanto morire, come avevano fatto tutte le sue altre vittime. Jean-Claude torna in sé, ammesso che prima non lo fosse stato. Molla la presa e prega Chantal di dimenticare tutto. Dà la colpa al suo fantomatico tumore che alle volte gli impedisce di pensare con lucidità. Lei, terrorizzata, lo asseconda, lo fa calmare. Sa che accanto a sé c'è un mostro, ma si convince che accarezzarlo sia più saggio che minacciarlo. Lui la riaccompagna a casa e, prima di farla scendere dall'auto, prova nuovamente a recitare un pezzo del suo vecchio copione, minacciandola di uccidere le sue figlie se lei avesse raccontato l'accaduto a qualcuno. Chantal chiude lo sportello dell'auto e scappa via. Il finale non era come lo aveva previsto, ma adesso Jean-Claude poteva finalmente mettere in scena l'ultimo atto della sua macabra recita. Guida fino a casa sua e, una volta arrivato, dopo aver cosparso la soffitta con della benzina, appicca il fuoco. Poi ingoia una confezione di barbiturici e si infila a letto accanto al gelido cadavere sanguinolento della moglie, aspettando che il fuoco arrivi a cancellare
tutte le sue fandonie. Alle 4 del mattino i pompieri, allertati da alcuni passanti, intervengono sul luogo dell'incendio. L'unico sopravvissuto alle fiamme in casa Roman è il capofamiglia, Jean-Claude. Mentre l'uomo veniva trasportato in ospedale in condizioni tutto sommato discrete, la sua recita si sgretolava con il ritrovamento dei cadaveri dei suoi genitori e del cane di famiglia. Da lì a capire che i suoi figli e la moglie non erano morti a causa dell'incendio, il passo fu breve. Le bugie di Jean-Claude Roman erano finalmente collassate su loro stesse. Tutte le menzogne sputate dall'uomo nel corso degli anni vennero setacciate dagli inquirenti nel processo che lo vide imputato come pluriomicida e truffatore. Un caso giudiziario difficile da districare perché combattuto a colpi di perizie psichiatriche. Infine, gli esperti diagnosticarono all'uomo la presenza di un disturbo narcisistico con una personalità fortemente dipendente dall'assenso, ma che non inficiava con la capacità di intendere e di volere. Jean-Claude Roman venne quindi condannato alla, a mio avviso, ridicola pena di 26 anni di carcere, punizione accorciata poi dalla sua buona condotta. Nel 2019, infine, Jean-Claude Roman ottiene la libertà vigilata venendo accolto presso un istituto religioso dove vive tutt'oggi. Tra meno di 9 anni sarà un uomo completamente libero. Tirando le somme, lui adesso conduce un'esistenza pressoché ordinaria, mentre le sue vittime ancora marciscono nelle bare. Certi tipi di giustizia non finiranno mai di disgustarmi. Grazie per essere stati in mia compagnia. Se questo episodio vi è piaciuto, potete dargli un voto sulla vostra app preferita o lasciare un commento. Questo piccolo gesto aiuterà a diffondere il mio segnale nello sterminato cosmo di internet. Per sapere altro sul podcast e sui miei romanzi, vi aspetto sul sito www.trampton.wordpress.com. Alla prossima!